Grazie. Allora, noi abbiamo finito il primo giro, mi pare molto ricco anche di spunti. La platea. Però noi abbiamo i fari negli occhi. Infatti vediamo. Non vediamo niente. No, no, vieni qui vicino a noi. Anche perché così loro ti sentono. Sì. Vai. Sì. Grazie. Piatto ricco, perché di tematiche interessanti ce ne sono molte. Sabella, io nel 92 stavo allo SCO, poi 18 anni fa ho lasciato, ho cambiato professione, quindi anche quella cosa personalmente mi tocca. E le tematiche esposte sul libro che ho letto solo su Burra, sicuramente un bel romanzo, e poi essendo un abitante da 44 anni di questo municipio, mi affascina, mi coinvolge questa storia. Ed è stato, non è stato uno shock vero e proprio leggere certe cose sul giornale, perché noi ragazzi di Ostia certi personaggi li conoscevamo già da tanto tempo, e mamma e papà ci dicevano: con quelli non andate. Poi si è creata una strana e fitta rete di contatti, commistioni, affari, e quindi anche il tuo vicino di casa, che magari era una persona insospettabile, anche pur non volendo, aveva contatti con queste persone, perché li trovavi a scuola, li trovavi ovunque. È piccola Ostia, poi, se vai a vedere. Però la tematica che più mi tocca è quel senso di provocazione sul discorso scegliete il sindaco. Questo è un partito che in genere non sceglie il sindaco, lo fa scegliere la base. E la tematica che più mi scotta, ne parlavo prima con Matteo, è proprio questa. Cioè la base, commissariamento, adesso siamo in sospeso da praticamente un anno, circoli chiusi, la gente che non si sente più coinvolta nel percorso politico, perché non c'è un percorso politico, c'è stato uno stop. E io questo vorrei capire: come vogliamo ripartire politicamente da Ostia? Perché il problema è Ostia, ci sono tanti interessi. Noi siamo la parte buona e vogliamo fare la nostra parte, ma dateci una mano. Grazie. Altri? Dai che sei giovane, salta. Non si vede niente. Penso, l'ultima volta che ho parlato qua era un'assemblea nel teatro del Lido occupato, diciamo. Quindi, diciamo, da un certo punto di vista. Diciamo che le tematiche... Intanto, buonasera a tutti. Diciamo che le tematiche affrontate sono molto interessanti, perché noi con determinati metodi di discussione che abbiamo avuto all'interno del partito era difficile da parte nostra fare una sorta di presa di coscienza della situazione, anche perché per tutto quello che è stato descritto fino a questo momento sul rapporto che il partito aveva sulle questioni istituzionali, sul fatto che bisognava governare la città, molte volte si perdeva la capacità di leggere la società, e soprattutto nei luoghi più difficili come il nostro territorio, parlo in particolare del 10° municipio, si perdeva quel contatto diretto che c'era con le realtà territoriali. Ora, io mi collego, ovviamente il partito ha fatto delle iniziative in passato e sta cercando in questo momento di mettere in campo anche altro, con grande coraggio e con grande, diciamo, volontà politica. Però io mi collego al discorso che faceva Alfonso sul fatto che diciamo, il nostro partito ha in questo momento, almeno secondo me, secondo anche una parte di una generazione che è tendenzialmente nativa del Partito Democratico, ha bisogno di un rilancio. Cioè di un rilancio anche sulla costruzione di determinati spazi che
Le nostre generazioni e le generazioni che verranno dopo possono vedere come un punto di riferimento di valori e di valori reali che collegano la legalità alla sensibilizzazione, per esempio, e penso a un discorso sul fatto che la magistratura interviene su determinate cose, o lo Stato interviene sulla chiusura di determinati posti, come è stato fatto per la palestra degli Spada, ma la politica propone qualcosa di alternativo affinché la cittadinanza viva qualcosa di reale su questo territorio. In primis il Partito Democratico su questo. Noi, diciamo, come Giovani Democratici di Ostia Centro, abbiamo deciso anche di intervenire dal punto di vista pubblico, su Facebook, sui vari social, su questa tipologia di questione qua, ma per dare un senso a determinate lotte che si fanno tutti i giorni, che fanno gli studenti, che fanno anche realtà extrapartitiche, che oggi hanno, diciamo, un ruolo fondamentale nella ricostruzione di una sorta di società, non voglio dire società civile, ma una sensibilizzazione del territorio su varie tematiche. Poi ci sono tutte le problematiche legate ai vari a tutto il decimo municipio. Ricordare che il municipio non è solo Ostia, ma è anche l'entroterra. Questo è un tema fondamentale, perché da un certo punto di vista, nella ricostruzione del partito e nel rilancio sulle questioni politiche, c'è tutto il discorso della periferia di Roma, e questo il collegamento è sulla questione centro periferia e sulla questione della ricostruzione del PD in Roma, ed è un discorso molto più lungo. Io ho sentito, diciamo, il dovere di intervenire anche da militante dei Giovani Democratici perché in un certo senso preoccupato dalla situazione del PD, e con la voglia di rimettere in campo qualcosa di alternativo e che, diciamo, faccia fare non un salto di qualità, ma uno scatto in avanti, un cambio reale sulle questioni che sono state messe in campo fino a oggi dal Partito Democratico, ma con la ripresa di determinati valori, la costruzione intorno a determinate azioni politiche che si fanno, il tentativo di riandare a parlare con le persone, come è stato fatto per esempio nei banchetti di sabato e domenica. Io purtroppo sono anche lavoratore, non posso sempre tendenzialmente, però è proprio questo lo spirito. Noi come Giovani Democratici abbiamo proposto al Partito Democratico di fare dei tavoli di discussione in piazza, a Piazza Ancomazio, nel centro di Ostia, su 10 tematiche differenti. E su questo la risposta del partito è stata un po', diciamo, debole, ma la questione che veniva messa in campo era molto più difficile, e la situazione generale che anche oggi abbiamo compreso ci fa capire qual era la dimensione della realtà della questione del Partito Democratico e soprattutto nel rapporto nelle istituzioni. Concludendo, dico che da un certo punto di vista noi siamo, ripeto, siamo una generazione che ha bisogno di legarsi a determinati valori, che sono i valori che sulle periferie è difficile portare avanti, come baluardo della democrazia, la difesa della questione politica, la questione anche della mafia, a parlarne con la capacità di avere una coscienza. E anche nel dibattito tra le generazioni avere anche la possibilità di essere preparati e sicuri di aver abbracciato una battaglia politica reale su un territorio molto difficile come il nostro. Grazie. Ci sono altri che hanno... Ecco, prego. Tornare un attimino sulle spiagge, sulla materia delle spiagge, vorrei rivolgere proprio a lei una domanda, cioè sono due domande in realtà, se posso. L'ho seguita quando lei auspicava un'applicazione della direttiva Bolkestein qui a Ostia, dicendo, sì, ho visto una sua intervista oppure ho letto qualche suo articolo, nel quale lei diceva, ma per risolvere tutto questo problema, Ostia, visto che la maggior parte delle concessioni sono state rilasciate a Orzono e i rinnovi, data la
prevalenza della direttiva comunitaria rispetto al diritto interno, in particolare all'articolo 34-2-des della famosa legge, forse sarebbe un modo per risolvere la questione, quella di applicare finalmente questa direttiva, quindi azzerare tutte le concessioni oggi in essere e praticamente rimettere tutto a gara. Nel frattempo è intervenuta la Corte di Giustizia il 3 dicembre e, diciamo, in questa udienza dibattimentale in Lussemburgo la notizia positiva è che il servizio giuridico ha dato un'opinione di incompatibilità tra la legge 221 e la gennaio 2016 la sentenza. Sì, e no, al 25 febbraio 2016 ci sarà l'udienza per la decisione, però poi forse impiegano un paio di mesi per far uscire la sentenza. Comunque io proprio oggi ho inoltrato ai commissari prefettizi una petizione che molti cittadini qui di Ostia hanno sottoscritto, con la quale io chiedo proprio l'applicazione di questa direttiva Bolkestein, tenendo conto dell'ambiente insomma, nel quale purtroppo questi appalti sono stati affidati, insomma chi li sta gestendo adesso. Questa una prima cosa, poi un'altra domanda che vorrei farlo. Io prima seguivo quando parlava di questo baco, no, del PD e di questo PD sano. Allora, la domanda che io vorrei farle, diciamo a Ferragosto, il 15 di agosto, è entrata in vigore una legge con la quale si è prevista la sdemanializzazione di aree di costa. In realtà la legge che è la legge 125, sarebbe quella subito dopo il decreto Madia, che è la conversione di un decreto legge 78. Allora, il giorno di Ferragosto, infatti un po' qui la suggestione vedendo il film Suburra mi è venuta, no? Quando si parlava dell'emendamento, mi è scattato un po' qualcosa, dico guarda qui questa legge che è stata approvata, che è entrata in vigore proprio a Ferragosto. Allora, questa legge prevede che le regioni debbano tracciare una nuova linea di costa e con questo procedere alla sdemanializzazione, così come con le procedure previste dall'articolo 35 del codice della navigazione. Significa che i comuni diranno quali sono quelle zone di demanio che devono essere escluse perché non idonee agli usi pubblici di mare. Nel frattempo su Mondo Balneare ho seguito un attimo il dibattito dei sindacati balneari, perché loro sono organizzatissimi, tra l'altro, vabbè, a parte Confindustria, però SIB Balneare, CNA Balneare, sono organizzatissimi, Feder Balneare qui a Ostia. E quindi secondo la loro opinione questa cosa cioè non gli dà il massimo delle garanzie, però loro sono molto favorevoli ovviamente a questa sdemanializzazione, perché una volta che questa cioè non so, gli stabilimenti, magari quelli che hanno un valore storico, un valore artistico, ma poi alla fine ci si può mettere dentro tutto, verrebbero esclusi dal demanio e quindi in questo modo diciamo non si applicherebbe la direttiva Bolkestein, cioè questa legge che secondo me è anticomunitaria, tant'è che abbiamo presentato un ricorso alla Commissione Europea proprio perché riteniamo che sia in contrasto con la direttiva Bolkestein. Allora, questa legge consentirebbe questa cosa. Allora io mi domando, gli amministratori, cioè i politici che hanno approvato questa legge, sono persone che hanno ricevuto lo stipendio da noi, no? Cioè che ricevono il mandato e lo stipendio da noi. È un po' come se l'amministratore di condominio che fa? Cioè si vende casa del portiere, o perlomeno dice non fa più parte dei beni condominiali. Allora, voglio dire, questa cosa è un po' strana. Allora, fa parte di quel vago malato, che cosa vogliamo fare, come possiamo intervenire? Vabbè, la domanda è questa, insomma. Grazie. Ci sono altri? Prego. No, sarò brevissimo, sinceramente a me è molto dispiaciuto da cittadino di Ostia che un personaggio come Sabella, che mia madre definisce eroe, ne parliamo a casa, perché gli eroi poi alla fine sono questi, sono gli unici che sono riusciti in concreto, perché Ostia ha avuto tantissime giunte, e però quello che è successo sul mare, voglio dire, lo sapevano tutti e lo sapevano le giunte anche, quindi... Questo che sta facendo Sabella e i suoi collaboratori, a me dispiace tanto questa nostra traffico, che ha incontrato un po' di diffidenza, quasi
disillusione, che tanto ormai le cose vanno così, non ci tengo. No, ci sono dei cittadini di Ostia che lo ringraziano e mi leggo a quello che diceva mia madre, siete voi. Abbiamo un'occasione epocale, voi potete tracciare una scia, poi sarà alla politica fare il progetto di una nuova Ostia. Grazie. Grazie, grazie a voi. No, quello lo facciamo fare a Sesa dopo, saltare dimostrando di essere giovane. Io ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi e mi ha colpito poi all'ultimo il discorso qui di Matteo Orfini quando parlava di progettualità. Io non ho capito qual è la progettualità del PD, del nostro partito, per questa zona, perché la vedo focalizzata solo su alcuni problemi, senza rendersi conto, ma voi l'avete capito perché avete parlato di entroterra, e qui c'è un buco, c'è Roma, c'è il mare, e in mezzo c'è il lago, perché noi che abitiamo in una certa parte abbiamo il lago. Cioè. Voglio dire che siamo stati parecchio tempo al governo della città, ma se io capissi qual è il progetto per certi argomenti, non so come mi presento dalle persone che dovrei convincere a votare per noi alle prossime elezioni, su quali basi. Vorrei capire chi è che sta lavorando in questo senso, vorrei capire qual è la nostra visione di città. Insomma, se dovessi esprimere il mio parere molto sinceramente, sono sconcertato, anche perché sono poco coinvolto. Si sta riorganizzando il partito. Io sono uno di quelli che ha fatto il pagamento della tessera iscritta, ma non sono stato coinvolto una volta. Axa Casal Palocco, Infernetto, ma io non sono stato mai. Chi è che decide in base a che cosa se deve essere un partito liquido, solido, mezzo, non lo so. Quale nuove forme vogliamo prendere per raccogliere i giovani? Perché i giovani è difficile che vengano ai circoli la sera a fare tardi, a parlare di questi, però dobbiamo trovare, ci sono forme alternative, in altre occasioni sono state fatte presenti, però non hanno avuto nessun seguito. Adesso sento parlare di due circoli, uno, qual è, questo sarà. Ma una volta ci volete ascoltare? Grazie. Giuseppe Sesa. È salto. Perché poi se non ci riesco faccio una figuraccia. Vabbè, tanto su Facebook non ti ci mettono più, su Facebook. Ah no, sono andati via. Sono andati via, non ti ci metto. Ah, mi devo sedere. Alla fine abbiamo parlato poco del libro, però che non ho letto oltretutto, non ho sentito solo parlare, no, tanto. Però visto che poi siamo andati su altre questioni, sì, adesso lo prendo. Sono stato stimolato, intanto perché ho capito per l'ennesima volta che anche se spesso siamo stati su posizioni diverse con Matteo Orfini, abbiamo la stessa cultura politica. Essendo stato il capogruppo in questo municipio, io concordo molto con quello che ha detto lui, che dobbiamo partire dalle responsabilità che abbiamo, di vario tipo, perché non è che me ne sento naturalmente non di tipo penale, sicuramente da capogruppo qualcuna di tipo politico e diciamo quello che abbiamo messo in campo fino a quando ci siamo visti al Nazareno per decidere come proseguire, che era inizio gennaio mi sa, lo abbiamo anche concordato, quindi anche questa cosa che è arrivato qualcuno da chissà dove che ha fatto tabula rasa è vera fino a un certo punto, perché questo riconosco che comunque c'è stato un dialogo, un rispetto anche di quello che abbiamo provato a mettere in campo, perché così come mi sento le responsabilità politiche, alcune cose che ho sentito qui stasera, secondo me noi per ripartire piuttosto che stare sempre a cercare di rivendicare che facciamo, qual è il progetto, è anche un minimo di orgoglio per uscire dall'impasse di quello che mi pare di aver capito che Bonini mette bene sul libro, tra le varie guerre interne al PD, spesso anche romanzate, anche se poi qualche problema sicuramente c'è,
e che non ce lo riconosciamo perché ci guardiamo ancora tutti un po' in cagnesco. Però la questione del mare, l'amministrazione che è stata in carica, non è che siccome il presidente Ratassone, che oggi ha un processo, e poi voglio dire anche una cosa su questo se possibile, non va rivendicato, perché quando noi abbiamo provato a pedonalizzare questo territorio, ne parlai anche con Sabella quando conosciuto, nasceva da quello. Alcune delle persone che oggi la stampa, che oggi però la stampa, Bonini, che oggi però la stampa mette sui giornali, a noi ci hanno detto e fatto di tutto. Allora non è che in quei giorni eravamo quattro coglioni e oggi siamo quattro mafiosi, perché così non va bene. Perché se il problema è che oltre alla politica c'è anche la stampa, perché non parla mai nessuno di questo? Perché quei poteri non vengono contrastati? Perché quello che abbiamo provato a fare non viene valorizzato e si parla soltanto in termini negativi? Poi sicuramente abbiamo commesso degli errori, se no non stavamo qui. Però voglio arrivare a dire che se oggi il presidente di questo municipio è nella situazione in cui è, forse quel senso di solitudine di cui hanno parlato Orfini, Isabella e Esposito, forse l'abbiamo provato anche noi, poi forse qualcuno meno strutturato può aver commesso qualche errore, però forse si è arrivato a questo disastro proprio per la solitudine di chi ha provato a dire qualche cosa, forse nell'ingenuità e nella non capacità e nella non consapevolezza di capire fino a che punto era arrivato il disastro. Sicuramente lo dobbiamo pagare politicamente, lo pagheremo, però se questa cosa va pagata cercando di ottenere dei risultati, e non lo può fare soltanto la politica provando ad autorigenerarsi, perché poi è quello come campa, cioè per arrivare a una battuta che abbiamo fatto qui fuori, però nessuno fa nulla, alcune cose si dicevano e non è stato mai mosso un dito, con la copertura di gran parte dei giornali che operano su questo territorio, anche lì sicuramente inconsapevolmente, come inconsapevole la politica, cioè non è che la buona fede si dà a tutti finché poi non arriva il magistrato di turno, però sicuramente la politica non si può fermare a quello che fa la magistratura, come per esempio ci tengo a dire che è una vergogna la questione dei 100 nomi, i 101 nomi della prefettura, perché lì ci sta gente indagata e gente non indagata. A quelli non indagati, se c'è qualcosa che non va, è la politica che fa la parte etica, non è la magistratura. Fa tutto un parapiglia. Mi sembra che poi alla fine, io quando c'era Tangentopoli ero molto giovane, quindi molto entusiasta di Tangentopoli, alla fine proseguendo con l'attività politica mi sono un po' pentito di quell'entusiasmo. Può sembrare un'assurdità, però alla fine Tangentopoli ha distrutto non un sistema corruttivo, ma si è tolta la supremazia della politica, forse perché era, quella supremazia veniva gestita in maniera sbagliata, sicuramente. C'è anche questo passaggio nel romanzo, eh? E allora lo compro. No, allora lo compro. No, c'è questa battuta, no, ti interrompo solo per dire, come no, perché detta così in sé va benissimo, no? Cioè, ci mancherebbe il primato della politica. Il punto è poi come una, come viene esercitato, cioè come declini poi questa affermazione, perché questa affermazione può essere un potentissima, diciamo così, richiamo l'orgoglio della politica, fare la politica, ma può anche diventare uno straordinario alibi, no, della politica, no, a muoversi sul terreno di chi non vuole vedere, non vuole sentire, non le tresce niente, no? Questo lo dico non perché tu sia di questa schiatta, per carità, ma è per dire che appunto il punto, credo, era giusta la battuta, io, cioè, prima ero un coglione, adesso sono un mafioso, no? E io ti dico, diciamo, che la stampa sul litorale non ha fatto il suo mestiere perché non ha voluto fare il suo mestiere. Poi per carità, ci sono giovani colleghi che qui tornavano al giornale magari chiedendo di poter scrivere, quindi non sto parlando del singolo cronista, no, che poi, o del collaboratore che si faceva un mazzo tanto e non gli facevano scrivere una riga, ma la scelta di non occuparsi di Ostia è stata una scelta consapevole, non è stata una scelta per distrazione. Scusa, ti ho interrotto, ma era solo no, per... No, ma era tanto sì per spiegarlo, perché poi da amministratore ti dico, se un dirigente decide che una cosa non si fa, non si fa, perché la politica non ha più gli strumenti
per andare avanti su alcune cose, soprattutto se non c'è una visione, se c'è un sindaco, te l'ha definito Narciso, sicuramente era uno dei temi, ma anche la questione del lungomuro non può essere risolta con delle me, bisogna buttare giù il lungomuro. Cioè, non è che una mattina qualcuno si sveglia e Sabella l'ha provato sulla sua pelle, con tutti gli interventi di forza che si possono fare. Allora, o c'è una visione di sviluppo di questo territorio dove si capisce che il muro sul lungomare è deleterio anche per lo sviluppo economico di questo territorio sano, o non se ne uscirà mai, non se ne esce né con la forza né con la demagogia. È un progetto di sviluppo su questo territorio che va rimesso in campo. Siccome non partiamo da zero, io per questo dico che un minimo di orgoglio, perlomeno su questo, siccome non partiamo da zero, ripartire da quello che di buono qui si è provato a fare, secondo me è d'obbligo, altrimenti rischiamo che si azzera tutto, poi stanno tutti fermi un po' di tempo, non mi sembra neanche che siamo nel momento di Tangentopoli, perché mi sembra che da quando non c'è più l'amministrazione, la situazione a Roma è notevolmente peggiorata. Qui a Ostia, lo dico da tempo, la situazione sta peggiorando rispetto a qualche mese fa. Tra qualche mese sarà ancora più complicato ripartire e rimettere ordine in questo pezzo di città. Quindi o si parte ieri, altrimenti io penso che il primato della legalità, chiamiamola così, non avverrà mai, perché se c'è la sfrontatezza di andare dovunque, sapendo che si sta nella parte del torto, perché si pensa invece di stare nel giusto, perché si ha questa capacità, perché c'è questa nostra profonda debolezza, penso che non usciremo mai. Quindi penso che c'è molta strada da fare. Anche il fatto che qui stasera non c'è nessun giornalista, secondo me la dice un po' lunga, ma non per la questione di cui dicevo prima, perché ormai siamo visti come residuali, cioè dobbiamo dare un grande scatto d'orgoglio, però con una visione reale, anche prendendoci qualche insulto. Domenica penso che è andata molto bene ai banchetti, non me l'aspettavo onestamente, però, esatto, però è un palliativo. C'è un problema più profondo, perché c'è un malcontento diffuso, perché quello che diceva Esposito all'inizio, parecchi si sentono colpiti nel vivo, nell'orgoglio, cioè come se tutti etichettati mafiosi, perché quello che diceva prima il compagno dell'infernetto, è vero, Ostia è un piccolo paese alla fine, è un quartiere di Roma per modo di dire, c'è un quartiere di Roma, però c'è il tema geografico che ne configura in maniera diversa la specificità, e si conoscono tutti, ci conosciamo tutti, quindi ognuno può essere amico di tanti altri, e non sempre tutti hanno poi la capacità di saper vivere il fatto di conoscere tutti in maniera, nella maniera giusta. E quindi tutti si sentono coinvolti e attaccati senza avere la consapevolezza di cui parlava Sabella. Però per fare questo serve qualcosa di profondo, di radicale, che va su aspetti anche culturali. Quello che diceva prima Orfini, va bene far rispettare la legalità su posti gestiti in una certa maniera, ma bisogna avere nel momento in cui si interviene la capacità di intervenire subito dando risposte diverse, e anche con una capacità diversa, perché anche la questione del porto doveva essere un volano per questo territorio, e in parte ha rotto un meccanismo di divisione. Il problema è che poi alcune cose pensate, o i punti verdi qualità su cui abbiamo ammorbato Esposito, eppure lì non può essere tutto un calderone, perché ci sta che il malaffare l'ha sempre denunciato. Non è che si può buttare a mare il ragazzino con l'acqua sporca, va ripresa consapevolezza, ripartendo da chi su questo territorio c'è stato, chi ci sta, chi ci ha messo la faccia ed ha avuto anche la capacità di non venire coinvolto da nulla, che poi praticamente la stragrande maggioranza, però a leggere le cronache, perché poi secondo io do un po' di responsabilità alla stampa anche sul dopo. Perché io capisco che c'è necessità di vendere, di romanzare per certi versi anche sugli articoli, però spesso poi dietro alle cose ci stanno le persone, e si rischia poi di fare sempre tutto quanto un calderone. E con questo, ma non è soltanto per difendere noi stessi,
che ci si indebolisce al punto tale che diventa anche complicato poi rialzare la testa e ripartire, perché alla fine comunque siamo persone e se stai sotto attacco quotidianamente, cioè messo nel dramma di quello che è successo, poi diventa anche complicato mantenere quel poco di buono che c'era. Grazie. A scendere fai. Allora io devo, si è fatto un po' tardi, quindi vorrei, siccome volevo far fare ancora un giro, però devo una risposta alla signora sulla questione delle spiagge, poi lascio la parola a Orfini, ma voglio fare una domanda a Bonini. Stasera c'è la possibilità di fare il contrario e quindi ne approfitto. Ma sulla questione spiagge, allora intanto io sono, credo che noi possiamo anticipare la Bolkestein, lo si può fare, l'abbiamo sollecitato l'altro giorno durante la riunione della Commissione Antimafia al prefetto Vulpiani, non mi pare che il ritmo che la Commissione ha in questo momento vada in quella direzione, anche perché quella è una scelta sulla quale rischiamo di essere già in ritardo se vogliamo aprire la stagione a maggio, e siccome per una gara con quelle caratteristiche c'è bisogno di un po' di tempo, temo che ci troveremo di nuovo di fronte a un'altra estate con la stessa gestione, e lo dico con grande preoccupazione, mentre penso che si possa fare un lavoro più rapido per l'abbattimento del lungomuro, perché lì c'è meno da, non c'è bisogno di fare una gara, sì c'è bisogno di fare una gara per avere le ruspe, ma diciamo lì è una scelta politica. Sulla norma di Ferragosto, sulla Sneman, siamo capiti, non riesco mai a pronunciarla, in realtà quella è una norma sbagliata che non è stata applicata, che rimanda alle regioni, cosa che a me preoccupa, se posso dire la verità, perché lei è molto attenta e informata. Io per esempio sono preoccupato della discussione in regione sul PUA, che rischia di essere un veicolo, e su questo mi ero ripromesso di parlarne con Orfini, non ce l'ho fatta, ne parlo pubblicamente, noi su questo dobbiamo andare a battere il tempo anche alla regione. Perché il rischio è che il PUA, magari firmato da qualche architetto con, o ingegnere con doppio ruolo anche di rappresentanza dei balneari, faccia rientrare dalla finestra quello che noi cerchiamo di mandare via dalla porta. Quella norma di Ferragosto in realtà è una norma che immaginava la vendita del demanio. Mi pare che con la scelta, la battaglia che abbiamo fatto, io in prima persona, ma non solo io, anche con un largo consenso, hanno votato contro anche altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle, c'era un emendamento in legge di stabilità in Senato che cercava di sanare, no, è stata bocciata, è stata bocciata. Sì, il problema è che in realtà io adesso non so. Sì, ce l'ho chiaro, ma in realtà io non so cosa stia facendo la Regione Lazio, sono fermo. E questo infatti è un tema delicato da questo punto di vista, perché si incrocia con quella bozza di PUA che noi abbiamo fermato. Sabella in particolare aveva in qualche modo. Come? Sì, sì, no, Toscana, adesso ci stiamo occupando di Ostia. Sì, ma io non guardo con agitazione, cioè non è che la legge di per sé non è una legge non è la norma che fa i danni, dipende come viene applicata. Allora, io le posso dire con certezza che...
No, io le ho detto che da quanto mi risulta non c'è nessuna regione che ha preso un atto formale in base a quella norma. Un conto è chiedere ai comuni, un conto è fare una delibera in cui vengono stabilite le aree che sono sdemanializzate. Non è così, non ce n'è una che ha ancora fatto un atto di delibera, quindi non facciamoci la testa prima che sia rotta. E siccome questo aspetto si incrocia con la scelta che dovrà fare la Corte di Giustizia Europea sulla nostra legge, io oggi leggevo proprio sul sito dell'Unione Europea che in realtà ci sarà una nuova sessione a gennaio. No, quella è per la decisione definitiva, ma in realtà ci sarà un'ulteriore sessione perché il governo italiano ha chiesto di essere audito. Ovviamente io do per scontato che l'Unione Europea ci rimandi indietro quella norma e questo sarebbe la vittoria definitiva che condizionerà anche il tema della sdemanizzazione, quindi io non sono preoccupato di quello, lo dico sinceramente. Adesso su Ostia si tratta, diciamo, secondo me di dare un segnale. La gara secondo me i commissari non ce la fanno, perché non è, diciamo, nel ritmo, l'abbiamo verificato, è un limite, non ce l'hanno come ritmo. Gli bisognerà imporgli invece la scelta dell'abbattimento del lungomuro, non del maquillage del lungomuro, magari trattato con gli stessi balneari. Concludo, credo di aver risposto. Bonini, poi adesso magari lo fai prima di Orfì. L'autore alla fine. Allora, però alla fine mi rispondi su una domanda. Da cronista, che sensazione hai sullo stato dell'arte post mafia capitale rispetto all'amministrazione di Roma? Visto che non ci raccontiamo balle, le tue fonti, i tuoi informatori, giustamente, come ogni buon giornalista, le hai anche tu. Però mi interessa, da cronista, come vedi il post, diciamo, mafia capitale all'interno, diciamo, del sistema politico e amministrativo della città, visto dal tuo punto di osservazione. Orfini. No, ma io non avevo particolari domande, solo qualche considerazione sulle cose che diceva Cesa, che io in larga parte condivido. Aggiungo alla categoria delle responsabilità che mi sono dimenticato prima, perché mi ci ha fatto pensare Cesa quando ha detto non è così facile buttare giù il lungomuro, che mi piacerebbe si riflettesse anche su alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, soprattutto quelle emesse in via monocratica, cioè quindi senza collegio giudicante, perché alcune, in tutta onestà, le ho trovate abbastanza curiose, strane e difficili da comprendere nel merito e anche nel metodo con cui sono state emesse. Perché credo che lì c'è un altro pezzo del problema, probabilmente, sul quale dovremmo riflettere. Evidentemente parlo magari di leggerezza con cui vengono valutate alcune procedure amministrative, che poi non a caso vengono riconosciute come corrette, però, diciamo, intanto si ferma tutto, e questo rende molto più complicata quella battaglia per la legalità. Dopodiché è chiaro che è ovvio che quando succede una cosa come quella che è successo qui, il rischio è nella percezione del mondo che tutto sia uguale, che le responsabilità siano diffuse anche quando non lo sono, ed è chiaro che la reazione di chi vive qua è quella di sentirsi diciamo umiliato dal modo in cui viene rappresentato questo territorio, soprattutto appunto perché diciamo, se non si era coglioni prima, non si è neanche mafiosi dopo. È chiaro che sta a noi dare una mano a ricostruire un racconto più veritiero. Io penso, ho sempre pensato, ho sempre creduto e l'ho sempre fatto, che è più facile rivendicare quel che di buono c'era e ce n'era nel Partito Democratico di Ostia se si riconosce, noi con persino maggior durezza degli altri, le responsabilità che abbiamo avuto, il problema che c'è qui. Perché nel momento in cui lo riconosci hai anche la credibilità, diciamo, per rivendicare quel che di buono c'è stato, perché come sempre in queste situazioni c'è anche, è vero che l'amministrazione Tassone ha fatto delle battaglie che andavano nella direzione giusta,
e che non vanno buttate nel calderone per quello che poi si è scoperto su Tassone. È anche vero che Tassone è figlio di un accordo politico che c'è stato in questo territorio, tant'è si fece senza primarie Tassone, uno dei pochi casi a Roma in cui... No? Sì, vabbè, però... Primarie, diciamo, abbastanza... Quanto finirono? Eh? Vi ricordate? Vabbè, appunto. Diciamo, fu figlio di un accordo politico molto solido in questo territorio, diciamo, che blindò quella candidatura e che ne produsse, diciamo, un esito abbastanza scontato. Che vuol dire che tutti quelli che hanno votato Tassone erano responsabili di quello che ha fatto Tassone? No, in tutta evidenza. Ed è giusto quello che Peppe dice, rivendicando il fatto che ad accendere i riflettori su questa vicenda è stato anche chi in questo territorio è venuto a segnalare l'esistenza di un problema da me nel mio ufficio, e io questo l'ho sempre riconosciuto e continuo a farlo. E però è anche vero, diciamo, che nella costruzione di quell'accordo si preferì evidentemente la costruzione di un equilibrio tra componenti del Partito Democratico, come è stato nella storia degli anni che abbiamo alle spalle, quello che ci ha distratto alla scelta di una candidatura di qualità che garantisse determinati criteri. Cioè, perché è la storia, Bonini ha dato un giudizio abbastanza liquidatorio sulla qualità della classe dirigente del Partito Democratico di Roma. Noi possiamo condividerla o meno, però è la percezione, e io penso che tra gli amministratori del Partito Democratico di Roma ci siano tante persone serie, brave, autorevoli, e che la rappresentazione viene data di loro non è generosa in larga parte. Però quello che Bonini ha detto è la percezione dei cittadini romani per effetto di quello che è accaduto. E quindi noi che facciamo politica e quindi viviamo del rapporto e del consenso degli elettori dobbiamo registrare, diciamo, anche l'elemento di giudizio che c'è, anche se ingiusto, su di noi. E però quella classe dirigente lì, in larga parte, è uscita dal modo in cui funzionavamo noi. Cioè, probabilmente un pezzo di questo partito avesse potuto scegliere liberamente, fuori da quegli accordi centrali, non avrebbe fatto quelle scelte lì. E non avrebbe, non sarebbe dovuto venire successivamente a dirmi occhio per quello che può succedere in questa realtà. Quando io dico che noi abbiamo la responsabilità del modo in cui funzionavamo, è perché a un certo punto un partito che vive solo dell'organizzazione della propria dialettica interna e della ricerca di equilibri o di un terreno di scontro se non si trova l'equilibrio, è un partito che, diciamo, rinuncia al principio della qualità nella selezione delle classi dirigenti, perché per sopravvivere ha bisogno o dell'accordo o del conflitto, e quando devi fare il conflitto c'è bisogno dei soldati, quando c'è bisogno dell'accordo lo fai con quelli, cioè la premessa è l'accordo e quindi non quelli con cui lo fai, e l'effetto, diciamo, è che poi fai anche che non ti accorgi o comunque rinunci a scelte che possono essere invece più forti, più credibili, più innovative sul terreno che dovresti assumere. Allora, naturalmente, questo cosa significa? Dobbiamo accettare la lettura liquidatoria? No, assolutamente no, e dobbiamo difendere quel tanto di buono che c'era, che è la base da cui noi dobbiamo ripartire. E lo abbiamo sempre detto, quando mi si chiede chi ci pensa al progetto, ma non è che lo devo fare io devo costruire le condizioni per cui in questo territorio si possa ricostruire un progetto e garantire l'esigibilità amministrativa di quel progetto. E però è bene che quel progetto, per essere forte, nasca da quello che c'è ancora in questo territorio di buono nel Partito Democratico e da quello che le battaglie abbiamo fatto in questo anno può portare nel Partito Democratico, perché è vero che c'è disillusione per quello che è successo, però è anche vero che c'è consenso per un pezzo delle battaglie che noi abbiamo fatto, perché ci viene espresso quotidianamente. C'è sfiducia, ma c'è anche dall'altra parte un'apertura di credito che va coltivata e va interpretata, però c'è bisogno che appunto quel che è rimasto, ed è rimasto perché era buono, pulito e coraggioso, diciamo,
costruisca insieme nel rapporto, nella ricerca di interlocuzione con quello che ancora oggi è fuori dal Partito Democratico e che però crede e prende per buone le battaglie che ci sono e che sono state fatte, diciamo, costruisca quel progetto di cambiamento. Però appunto attenzione, perché o noi teniamo chiari e non ci dimentichiamo i meccanismi che hanno prodotto quelle degenerazioni e quelle scelte, o rischiamo di replicarli. Allora noi tanto saremo credibili quanto dimostreremo la cesura netta sui meccanismi che hanno prodotto quelle scelte e che hanno prodotto quelle degenerazioni. E quindi, diciamo, se noi li abbiamo chiari e li evitiamo, abbiamo più forza e più credibilità nel costruire il passaggio successivo. Naturalmente su questo, e questo, come dicevo, ci dà anche la forza di sfidare su quel terreno tutti, perché è vero, Bonini ha riconosciuto che, cioè, io penso che il modo in cui l'informazione non ha trattato un tema come questo, diciamo, per anni, salvo qualche rara eccezione, lodevole eccezione, non è casuale. Continua a non comprendere come un pezzo del mondo dell'informazione non intervenga di fronte al modo in cui ancora oggi ci sono evidenti collusioni con poteri criminali di un pezzo di chi racconta questo territorio. Perché poi, diciamo, ti può scappare quello, però nel momento in cui te lo viene segnalato, ti si dice chi è, ti si raccontano i legami e non intervieni, c'è il dolo. E questo riguarda testate autorevoli di questa, anzi nazionali, e del modo in cui si occupano di questo territorio. È il discorso che facevo prima su TAR Consiglio di Stato. Cioè, se c'è un'emergenza, c'è almeno il dovere etico e morale di trattare con maggiore attenzione quello che avviene in questo territorio, che non significa cambiare, cioè, derogare dalle norme, giammai, dico l'opposto, che però bisogna avere una luce d'attenzione maggiore per qualunque dei poteri dello Stato e del Paese, e quindi stare più attenti a quello che succede qui e a chi opera su questo territorio, come noi lo dobbiamo fare in casa nostra, lo dovrebbero fare tutti gli altri, e non sempre lo fanno, e credo che appunto noi dobbiamo stimolarli a farlo, esattamente come lo dicevo prima e lo ribadisco, noi dobbiamo svolgere quella funzione di indirizzo e di verifica sugli atti amministrativi che ci sono. Cioè, io non penso che una stagione di commissariamento come quella che vive il municipio di Ostia autorizzi né evidentemente all'allentamento del livello di attenzione e di forza degli interventi sul terreno della legalità, ma nemmeno diciamo alla chiusura nel rapporto coi cittadini. Cioè, ci sono dei commissari e va benissimo, quei commissari, come dire, gestiscono una situazione straordinaria, ma si devono anche occupare di governare questo pezzo di territorio, e quindi di interloquire più di quanto stanno facendo con i pezzi di società che in questo territorio vivono, perché se no, diciamo, se lo Stato interviene in modo straordinario perché c'è un municipio infiltrato dalla mafia, e il cittadino per bene vede che l'effetto di questa cosa è che non ha più alcun interlocutore sulle sue esigenze primarie, quotidiane, diciamo, inizia a pensare che forse era meglio quando non si era intervenuti in modo straordinario per difendere la legalità. Che ti sto dicendo? Lo sto dicendo esattamente per questo, perché il rischio che io vedo è che accada esattamente questo, e che forse in parte sta già accadendo, ed è bene che chi è stato chiamato con la sua squadra a dirigere questo pezzo di territorio tenga a mente anche questo aspetto, cioè che nel momento in cui c'è lo Stato che interviene in via straordinaria bisogna avere anche attenzione al rapporto con i cittadini e all'interlocuzione, perché se ti senti sicuro perché c'è lo Stato che combatte le infiltrazioni, devi anche sentirti sicuro del fatto che lo Stato riconosce, non deroga a quello che è lo svolgimento delle sue funzioni amministrative nel periodo del commissariamento, perché se no culturalmente finisce che preferiscono quello che c'era prima, ed è peggio.